Presidente, Ministro, colleghe e colleghi, già fuori dagli europei, l'Italia ora spera di essere ripescata, a casa con le pive nel sacco. Ma quali supplementari? La partita è già persa. L'Italia ha perso e non è la sconfitta in un classico braccio di ferro per una posizione di rilievo, ma la defaillance di una strategia politica perseguita metodicamente per quasi 2 anni. Meloni in un vicolo cieco non poteva fare altro. Come avrete colto, non parliamo degli europei, anche perché se la Presidente del Consiglio dovesse prendere un voto, credo che prenderebbe molto meno di Scamacca. Anche questa volta sarà colpa di altri, come quando, chiudendo il G7 e commentando l'aggressione squadrista proprio qui alla Camera a un deputato dell'opposizione, ha parlato di provocazione. O dopo l'inchiesta di Fanpage sulle radici nere di Gioventù Nazionale, su cui è riuscita a parlare di metodi di regime appellandosi addirittura al Colle. Presidente Meloni, le diamo una notizia. Siete già al governo, governate voi, a colpi di fiducia come fate oggi. E avete reso questa Repubblica una Repubblica monocamerale, senza il bisogno, tra l'altro, di alcuna modifica costituzionale. Siete riusciti a svendere l'unità del Paese con lo spacca Italia, il disegno di autonomia differenziata, per ottenere l'approvazione appunto del presidenzialismo tanto caro al vostro almirante e ai suoi discendenti. Siete un po' dei patrioti alla carte, fatemelo dire. Vi chiameremo Brandelli d'Italia d'ora in poi, come questo decreto. Sapete qual era il 31 dicembre dello scorso anno l'impegno per la coesione relativa proprio al 2021-2027? Il 5,8. Poca cosa, o sbaglio? L'aspetto più assurdo del decreto coesione è che non c'è traccia di politiche di coesione, caro ministro Fitto, e ancora una volta viene ritoccata la governance, una cabina di regia fortemente centralizzata attorno appunto al ministro degli affari europei, caso strano. Lasciate completamente fuori dalla coprogettazione e della coprogrammazione i corpi intermedi, l'associazionismo e il terzo settore, cioè in sostanza quel mondo su cui spesso si regge gran parte delle politiche sociali di inclusione e di integrazione. Nessun coinvolgimento di un partenariato economico e sociale e per l'ennesima volta il governo centralizza a Palazzo Chigi la programmazione e l'utilizzo delle risorse europee e nazionali e rende bilaterali la negoziazione dei processi di attuazione. Del tutto marginale il ruolo dei ministeri e delle regioni rispetto ai programmi che sarebbero di loro competenza. Come la mettiamo con il codice europeo di condotta sul partenariato? Come la mettiamo con i regolamenti europei del ciclo programmatorio basati sul principio di partecipazione e multilateralità? Ma è chiaro che il punto è non spendere nemmeno un euro, per esempio, per stabilizzare a tempo indeterminato il personale amministrativo. È chiaro che non si vuole neanche immaginare un piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato di quel personale specializzato, né un piano di formazione e aggiornamento degli attuali dipendenti, che vi ricordiamo, i nostri contratti sono appunto fermi da decenni e nessuna risorsa prevista nelle leggi di bilancio per rinnovarli. E allora avanti con i contratti a termine e collaborazione di 2 anni, che tanto il precariato in Italia non è una piaga e comunque siamo sulle barricate per combatterlo. Eh sì, come no. Circa 4 lavoratori su 10, il 22,9 nel mezzogiorno, hanno un'occupazione a termine contro il 14% del centro-nord. Il 23% dei lavoratori a termine al sud lo è da almeno 5 anni e l'8,4% nel centro-nord. Il 75,1% dei rapporti di lavoro part-time al sud sono involontari contro il 49,4% del resto del paese. E cosa rispondete? Come, ministro Fitto? Non è certo, ad esempio, con la liberalizzazione dell'uso del contratto a termine o l'estensione all'uso dei voucher che si affronta appunto la precarietà lavorativa. Non è così che si affrontano le disuguaglianze insite nel lavoro povero che impattano fortemente sui divari tra il nord e il sud del nostro paese. Contrastare il lavoro nero, avviare percorsi di abbandono del precariato per lavori stabili e retribuiti, in ottemperanza all'articolo 36 della Costituzione, sono tra gli elementi essenziali per una vera coesione sociale. Ma che?
L'unica strategia nazionale, come sempre, è il trasferimento di risorse pubbliche a pioggia ad aziende e privati. Quelle risorse sottratte alla creazione di buona e piena occupazione. Ma soprattutto, dicevo, che cosa dovrebbe essere la coesione? Lo chiedo perché nel decreto non c'è traccia di misure sul welfare. Sono 2,5 milioni le persone che vivono in famiglie in povertà assoluta. Al sud più 250.000 in più rispetto al 2020. La crescita della povertà tra gli occupati conferma che il lavoro, se precario e mal retribuito, non garantisce la fuoriuscita dal disagio sociale e quindi non c'è traccia di interventi per sanare le disuguaglianze crescenti tra il centro-nord e il mezzogiorno. Non c'è traccia di strategia sulla riduzione di queste disuguaglianze territoriali e d'altra parte che cosa potevamo aspettarci da chi sta mettendo in atto di fatto una secessione neanche troppo mascherata, appunto da parte di chi lavora per concentrare risorse e poteri nelle regioni più forti? Ecco, da chi caldeggia la definitiva regionalizzazione e privatizzazione dei sistemi sanitari e l'erosione del Servizio Sanitario Nazionale? O da chi pensa, lo dico proprio a lei, Ministro Fitto, di risolvere il gap infrastrutturale del nostro Paese buttando 15 miliardi di euro sul ponte sullo stretto di Messina? Già, perché è in particolare al sud che i servizi di prevenzione e cura sono più carenti, è minore la spesa pubblica sanitaria, sono più lunghe le distanze da percorrere per ricevere assistenza, soprattutto per le patologie più gravi. A fronte di una media nazionale di 2.140 euro, la spesa sanitaria più bassa si registra in Calabria, 1.748 euro, in Campania 1.818 euro, in Basilicata 1.941 euro, in Puglia 1.978 euro. Ecco, per la parte di spesa in conto capitale i valori più bassi si ravvisano proprio in Campania, 18 euro, Lazio 24 euro e Calabria 27 euro, mentre il dato nazionale si attesta su una media di 41 euro. Non c'è traccia in questo decreto di niente di quello di cui stiamo parlando. Sono 1,6 milioni le famiglie italiane in povertà sanitaria, di cui 700.000 proprio al sud. Nel mezzogiorno la quota di povertà sanitaria riguarda l'8% dei nuclei familiari, una percentuale doppia rispetto a quella del nord, il 4%. Il mezzogiorno, secondo gli indicatori sulla salute, è l'area del paese caratterizzata dalle peggiori condizioni di salute. Ma cosa ci dobbiamo aspettare da chi vuole frammentare gli ordinamenti scolastici, il sistema educativo, il diritto allo studio, da chi vagheggia 20 staterelli in lotta fra di loro con le gabbie salariali, sistemi amministrativi diversi e le migrazioni dal sud al nord per avere riconosciuto il suo diritto alla salute o per trovare un percorso formativo migliore e più inclusivo? Da chi vuole legittimare normativamente il divario fra nord e sud e affermare un modello competitivo contrario ai principi costituzionali? Il Fondo Perequativo Infrastrutturale per il Mezzogiorno assume un nuovo nome, ma ciò non nasconde il brutale taglio disposto con la legge di bilancio 2024. 3,5 miliardi, 100 milioni per ciascuna annualità, dal 2027 al 2033, quando già oggi al sud l'aspettativa di vita è inferiore di 4 anni rispetto a quella del nord Italia. A causa dei piani di rientro dei deficit sanitari e del trasporto pubblico locale, le aliquote dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF del bollo auto sono le più alte d'Italia. Nel 2022 l'inflazione ha fatto calare del 2,9% il reddito delle famiglie meridionali, oltre il doppio del dato del centro-nord. Resta al sud è una misura ridicola, estemporanea e misera. E dal 2002 al 2021 hanno lasciato il mezzogiorno oltre 2 milioni e mezzo di persone. Di queste 808.000 erano under 35. Insomma, al 2080 si stima una perdita di oltre 8 milioni. Vi sembra che la vostra sia una risposta? E che senso ha coinvolgere l'ente nazionale di microcredito e non le reti e non le esperienze di microcredito? Insomma, vi siete posti il problema della disparità salariale tra uomini e donne in questi contesti? Naturalmente no. Ma voi a monte non vi ponete il problema dell'ingiustizia sociale. Che decreto di coesione è quello in cui non ci sono misure di lotta alle disuguaglianze? Ho finito, Presidente.
E ovviamente non c'è nessuna soluzione per il personale supplente assunto per la realizzazione del PNRR. In questo paese il 5% più ricco è titolare del 41% della ricchezza. E voi che fate? Appunto la secessione dei ricchi, la sottrazione di ogni sostegno di reddito ai poveri, il rifiuto del salario minimo e il naufragio programmato del Mezzogiorno. Ma vedete, mandare in setticemia un arto alla fine vuol dire far morire tutto il corpo, perché non c'è appumputazione che tenga. Ho concluso. Da domani metteremo in campo ogni strumento costituzionale per fermarvi. Raccoglieremo le firme e lo faremo in nome dell'unità nazionale e della coesione, come questo decreto. Volete la fiducia? Noi voteremo no e saremo tantissimi e tantissimi italiani a seguirci.